Ma la fondazione, nel momento in cui costruisce la propria autonomia finanziaria, la propria trasparenza, la propria solidità, lo faccia attraverso la donazione. Benvenuti in Italia, scegliendo la forma della fondazione ha fatto una scelta molto precisa, e cioè quella della fondazione di partecipazione, che poi vuol dire non tanti soldi da una sola persona che poi diventa il padrone della fondazione, ma somme di denaro significative, ma non troppo, da tante persone differenti, in modo tale che la fondazione sia davvero uno strumento di partecipazione democratica per fare la politica che vogliamo. Allora, che tra questi donatori ci siano prima di tutto degli artisti e un impegno, un bel manifesto culturale e politico. Nell'ultima giornata di Artissima, manifestazione torinese di arte contemporanea, il comitato Benvenuti in Italia ha presentato il fondo di oltre 100.000 euro in opere d'arte con cui si costituirà fondazione. Il fatto che l'arte si impegni è un po' un riflesso di quelle che sono le tendenze dell'arte contemporanea, che vedono sempre più gli artisti rivolti al tema del sociale, che proprio come modo espressivo, come modo di relazionarsi con la realtà. Rivolgersi al sociale vuol dire all'ambiente, alla denuncia delle guerre, a tutte le problematiche che toccano, ed è un modo diverso anche per fare politica o per gestire l'informazione e la comunicazione attraverso l'arte. Noi dovremmo tornare alla cultura. La cultura è la salvezza del mondo, dell'universo, è la nostra salvezza. Una volta erano le religioni, adesso è la cultura. E quindi l'arte, che è una parte della cultura, può avere un grande, può essere da stimolo, da volano. Per dar voce a questa nascita sono intervenuti Gigi e Luciana Roccati, Pino e Marisa Masciari. Un'idea per coniugare arte, economia e impegno sociale. È un'idea originalissima dal punto di vista, stavo per dire, dell'ingegneria finanziaria, che una volta tanto non è un'arma di distruzione di massa, ma è una cosa buona, che fa del bene. È bene perché gli artisti fanno qualcosa di importante contro la mafia, questo collegamento con le associazioni, Libera, eccetera, eccetera, sono molto importanti e dà un segnale molto forte, fa capire a tutti il rapporto tra lavorare artisticamente e anche collezionare arte può avere un significato sociale, quindi mi sembra un grande cambiamento.